L'Italia di cui abbiamo bisogno. Si intitola così il programma di Unione Popolare, la lista guidata dall'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che unisce diversi partiti e movimenti come DEMA, Manifesta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Ieri sera a Favara è stato allestito un banchetto per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione della lista per Camera e Senato. Presente in piazza Cavour, l'onorevole Piera Aiello, collaboratrice di giustizia, parlamentare dal 2018, eletta con il Movimento 5 Stelle, componente della commissione parlamentare antimafia, che nel settembre del 2020, dopo le polemiche sul rinnovo dei vertici dei servizi segreti italiani, ha lasciato il Movimento 5 Stelle, aderendo al gruppo misto nella componente Centro Democratico. Allora, principalmente perché De Magistris è un amico, lo seguo da anni, quando lui si è candidato come presidente della regione in Calabria io l'ho seguito anche se non facevo parte di quella compagine politica, ma perché proprio credo nella persona. Per me lui, anche se non è più in magistratura, per me rimane sempre un magistrato e io sono molto fedele ai magistrati, non rinnego la magistratura come molti hanno fatto. Poi perché questo progetto rispecchia appieno le mie idee, quelle di legalità. Si parlerà tanto di antimafia, quell'antimafia che in tutta questa legislatura con tre governi non si è mai fatta. Vogliamo portare delle leggi importanti, io già le ho depositate, una sugli imprenditori vittime di racket e usura bancaria, un'altra su testimoni e collaboratori, leggi che sono rimaste lì perché non le hanno neanche prese in considerazione, perciò se avrò la fortuna di ritornare in Parlamento saranno le prime cose che riprenderò in mano e porterò avanti un lavoro già iniziato. Sono 120 le proposte del programma di Unione Popolare, divise in 12 capitoli che abbracciano lavoro, lotta alla povertà, istruzione, ambiente e scuola. Assieme all'onorevole Piera Aiello, anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, esponente di spicco di Rifondazione Comunista, che aderisce al progetto di De Magistris. Noi siamo tra i fondatori di questa nuova esperienza, siamo uniti con De Magistris, con DEMA e altre forze politiche, anche Potere al Popolo, Rifondazione, per cercare di costruire una lista di sinistra che ci possa permettere di rappresentare le istanze del nostro popolo all'interno del Parlamento nazionale. Purtroppo le leggi vengono fatte sempre per chi ha il potere, siamo fra le poche liste costrette a raccogliere le firme in pieno agosto, col Ferragosto in mezzo. Pochissimi giorni, ma ci stiamo riuscendo perché anche a Favara abbiamo avuto quello che ci aspettavamo, una grande risposta dai nostri concittadini che sono venuti in massa a firmare. Perché gli elettori italiani allora dovrebbero votare Unione Popolare con De Magistris? Perché noi siamo contro la guerra, proprio aborriamo la guerra come la nostra Costituzione. Noi siamo persone che badiamo veramente per quanto riguarda l'ecologia, per quanto riguarda il bene del nostro pianeta, perché siamo persone che vogliamo attenzionare la questione antimafia, perché molto spesso dice vabbè, ma sta cosa dell'antimafia, la mafia sta da tutte le parti. Se noi pensiamo che adesso arriveranno tanti soldoni col PNRR, noi lì dobbiamo mettere degli sbarramenti per far sì che la criminalità organizzata non si appropri di fondi che non si deve appropriare. Sappiamo benissimo che è sempre successo così. E corriamo un grosso rischio, perciò noi dobbiamo essere sentinelle della legalità in un territorio importante e con investimenti che arrivano importanti dall'Europa, perché no, dobbiamo fare in modo di non fare il gioco delle mafie.